Hakuna Matata ragazzi, ben ritrovati dal vostro Ciccio Gamer 89. Siamo tornati su Clash of Clans. Signori, mi raccomando, tanti tanti like, perché sicuramente avete visto che molto probabilmente, almeno spero, oggi porteremo il re barbaro a livello 10. Signori, allora, innanzitutto, vediamo il mio villaggio. Come vedete ho 4.501.000 di oro, 3.393.000 di elisir e ben 39.749 di elisir nero. Mi si è adesso liberato il costruttore, che ha finito appunto di potenziare la torre dell'arciere a livello 10, e mi sembra che era l'ultima, perché gli altri due già stanno in upgrade. Signori, mi manca davvero davvero tantissimo. Tra l'altro voi dite: ma ci, come cazzo fanno a non attaccate? No, non è vero che non mi attaccano, perché guardate, mi attaccano solamente, mi dice culo, che mi attaccano quelli che vogliono semplicemente le coppe, tranne che questo replay qua di Mohen, che mi ha letteralmente rotto il culo di nero. Mi ha tolto 2000 di nero e non sapete quanto rosicato. Ed eccoli gli altri che mi attaccano sempre col villo. Mi attaccano sempre il villo, poi qualche volta proprio il villaggio, ma il restante delle volte tutto il villo. Culo, raga, che ci avete fa? Invece i miei registri attacchi, ieri sera, prima di andarmene a dormire, ho fatto un attacco dove mi sono ripreso le 2000 unità di nero che mi avevano rubato. Ed eccoli qua gli attacchi che sto facendo ultimamente, che sono abbastanza buoni. Poi c'è stato un piccolo periodo che ho voluto riprendere qualche coppa perché ero sceso tanto. Infatti adesso sto in divisione oro 2, ero arrivato al 3, quindi ero sceso. Tra l'altro mi sembra che l'altra volta ero anche divisione 1. Comunque signori, bando alle ciance, io rimuovo un attimo sti cespugli e vediamo di prenderci qualche gemmetta. Bene, l'ultimo ostacolo sta per essere tolto. Tra l'altro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 calderoni. Vabbè, vabbè. Abbiamo 39 gemme. Abbiamo 39 gemme. Io andrei... Ah, tra l'altro, come ho detto, fra un giorno e 7 ore mi finiscono anche i barbari. Io andrei alla ricerca di qualcuno da fargli proprio male. Questo 7, 8. 8, 9. Allora fatemi fare due conti. 7, 8, 9, 10. È quello che ci serve. È quello che ci serve. Non chiedo altro. Non chiedo altro. Sti cazzi. Io punterei direttamente a prendergli il nero. Ragazzi, primo skip. Vabbè, comunque non è stato difficile trovare quello che ci serviva. Tu cazzo, l'ho mandato l'altro. Ok. Io, raga, è inutile dire che gli caccio davvero tutto a questo. Chi se ne frega. Beh, oddio, anche cacciargli tutto mi sembra un po' un'esagerazione. Però sapete che c'è, già che ci sto, voglio procedere a fare 3 stelle, così almeno mi prendo un pochino di coppe. Allora, ma la cura qui, beh sì, perché comunque ci stanno dei giganti che stanno tankando. Guai, dai, 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 facciamo le cure che ci conviene farle. Abbiamo 40.000 d'oro, ragazzi, 40.000 di nero, scusate, non me ne ero accorto. 40.000 di nero, signori. Mi sono fatto la barba, c'è una maglietta bianca. Sembro che sono fosforescente. Allora, eccolo, ci siamo, ragazzi. Si stanno pure stringendo un pochino troppi l'uno sugli altri. Magari la cura me la potrei pure salvare. Tanto non è che, insomma, non penso che... Re Barbaro, dai, datte una bella potenziata, così ci butti giù. Bene, sono contento che sono andati giù giganti. Madonna, quella bomba gigante evitata. Aia, ecco l'altra, aia. Ok, qui potrei anche tirare la cura, ma secondo me, sapete che c'è, voglio tristellarlo, perché sennò non ce la faccio. Cioè, ce la potevo anche fare, ma chi se ne frega, quei giganti hanno preso troppe bombe per morire. Aia, ah, quella ha fatto male. Porca puttana, si è fatto male quella bomba. Ci siamo, signori, gli abbiamo preso tutto quello che ci serviva. Quindi, ragazzi, mi raccomando, un bel pollicione in su, perché ci sta tutto. Re Barbaro, mamma mia, mi tolgo sti 40.000 de nero nel mio villo, penso non mi attaccheranno mai più. Bam, signori, Re Barbaro messo in app. Ci vorranno 4 giorni e 11 ore a partire da adesso. Io mi rifaccio il mio esercito. Questo è l'esercito che utilizzo per fare il farming, anche per prendere il nero. Cioè, ragazzi, dovete capire delle cose. Questa ovviamente è una mia, un mio parere.
Se voi fate questo tipo di attacco come faccio io, riuscite anche a tristellare, riuscite ad entrare al centro del villo, quindi potete anche prendere gente inattiva con tutto dentro. Potete prendere il nero, è per quello che ne prendo tanto, con arcieri e barbari potete prendere solamente quello che c'è fuori. Quindi raga, bel lavoro, bel lavoro, bel lavoro. Allora, tra l'altro, sto in war, non so se ve l'avevo fatto vedere, ma penso di no, stiamo contro l'Arabia, non ho capito contro che cazzo stiamo, non mi dite perché hanno i nomi strani. Il mio equivalente, tra l'altro, quindi il numero 7, non mi ricordo come si dice, sta messo molto bene, c'ha tutto potenziato, tutto potenziato, quindi... sarà un bel problema, non so come attaccarlo, probabilmente farò la Q-Whip così da assicurarmi due stelle le faccio sicuro con la Q-Whip, vedrò un attimo. Signori, questo breve video di Clash of Clans può finire qua, spero che il video vi sia piaciuto, stiamo migliorando davvero davvero tanto, io lo ripeto per chi dice che gemmo bla 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 bla. Vi dico, ma ancora non vi siete rotti il cazzo di cazzate? Comunque, signori, se il video vi è piaciuto, pollice in su, commentate, condividete. Se non siete iscritti, iscrivetevi. E tra l'altro, per chi se lo chiede, perché ho aperto il clan? Perché appunto non mi va di lasciarlo chiuso, ogni tanto farò entrare qualcuno. Tra l'altro, vi dico già da subito che uno già è stato cacciato e un altro sta a pelo per essere cacciato, per farvi capire com'è la situazione.